Quinta corsa al Cirignano di Aversa, un doppio chilometro per anziani di categoria G. Non corre Unica del Rio, sono 10 i concorrenti al via. Tutti i concorrenti hanno ultimato i preliminari. Arriva anche Tudor Denigrif. Countdown adesso è a zero. Cavalli agli ordini dello starter. Dicevamo ritiro di Unica del Rio, restano in 10, 5 in prima fila, 5 in seconda. Dallo steccato Universo SM, Pedro Alonsonino, Tudor Denigrif, Tina Turner F e Utrillo Spin. Seconda fila, Temibile Ok, Uzana Jet, Sisko Gun, Sirdar Ferm e Dugian. Parecchio arretrato, Temibile Ok, deve rincorrere. Parte con cautela anche Ugian. La chiusura delle ali, Pedro Alonsonino, il più sollecito. Ai suoi fianchi Tudor Denigrif. Poi Universo SM lungo lo steccato. Pedro Alonso si è opposto a Tudor Deni. Lancio in 14. Non sa cosa fare. Tudor Deni deve adeguarsi al largo. Universo SM precede Tina Turner F, seconda e terza posizione. Poi il numero 8, Uzana Jet, che muove già al largo. In anticipo su Sisko Gun. 30 il quarto iniziale, adesso tira i remi in barca, rallenta Pedro Alonsonino. E dalle retrovie arriva immediata l'avanzata di Ugian. Ugian rifà il gruppo e punta sul battistrada. Va in aggiramento Ugian su Tudor Denigrif. A largo c'è anche Temibile Ok che ha recuperato dal gap iniziale, ma adesso si trova in terza ruota. 1 e 2 il giro, con 15 di ultima frazione. Pedro Alonsonino e Dugian apparigliati, poi Universo SM e Temibile Ok che è sceso in seconda pariglia davanti a Tudor Denigrif. 17-1 il primo chilometro. Pedro Alonso, affiancato da Ugian, torna a rifiatare. Con una frazione in 16 e mezzo, quando mancano circa 700 metri alla conclusione della gara. Ripetiamo, Pedro Alonso e Dugian vicini, uno a fianco all'altro. Universo alla corda in seconda posizione, con allargo temibile. E adesso c'è un tentativo in terza ruota di Uzana Jet, parata da Temibile Ok. Stappato Pedro Alonsonino cerca di prendere mezza di vantaggio, 15 scarsi di fronte. Pedro Alonso in vantaggio, adesso vuole tenere chiuso Universo Pedro Alonso. Coperto da Temibile Ok. Pedro Alonso deve tornare ad allungare, Temibile sempre ai suoi fianchi, Universo senza spazio. Adesso Temibile Ok attacca Pedro Alonsonino, lotta serrata, i due perfettamente apparigliati sul traguardo. Pedro Alonso di dentro e Temibile di fuori, foto strettissima. Fino a pochi centimetri dal palo Pedro Alonso aveva qualcosa di vantaggio. Poi si avvicina sensibilmente Temibile, ma è compito del giudice d'arrivo stabilire chi. Pedro Alonsonino alla corda e Temibile Ok al largo. È riuscito a primeggiare, probabilmente ancora Pedro Alonso. Sfortunato Universo SM che non ha trovato mai da correre. 3-7-1, l'arrivo probabile ed ufficioso. Ricordiamo che Temibile Ok era partito con grave gap iniziale ed ha poi girato al largo. Media probabile di 1-16-7 per chi vince. Dovrebbe trattarsi di Pedro Alonso Nino.
In tal caso sarebbe il secondo successo nel pomeriggio sia per Gennaro Amitrano che per Salvatore Borrino al training.